Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, mozione, firma della consigliera Carrus, avente ad oggetto prevenzione e tutela della salute come strumento di contrasto alla violenza di genere. Consigliera Carrus, prego. Sì, grazie Presidente e colleghi consiglieri. E la mozione in oggetto oggi, appunto dal titolo Prevenzione e tutela della salute come strumento di contrasto alla violenza di genere, nasce all'interno di una riflessione durante la settimana dedicata al 25 novembre, ovvero alla giornata del contrasto alla violenza di genere. Nasce perché in quei giorni c'è stato modo anche di riflettere in diverse occasioni su le diverse tematiche, i diversi aspetti della violenza di genere. Si è svolto qui in municipio il 25 novembre un'iniziativa organizzata dal Centro in Divenire dal titolo Libera di essere donna per non essere più vittima, io scelgo di sapere. Da questa iniziativa è nata la personale volontà di fare questo documento, perché credo che si sia posto proprio in questa giornata, nel dibattito che è nato, un punto di vista importante, che è quello che spesso la prima forma di violenza di genere è proprio quello che deriva da uno stato anche di dipendenza e quindi di debolezza rispetto alla donna, la donna diciamo nelle relazioni in cui la donna entra nella propria vita. Questo perché questa riflessione nasce proprio perché c'è un punto importante che non va sottovalutato. Erano presenti in consiglio quel giorno anche gli studenti delle scuole superiori, a cui sinceramente avrebbe fatto piacere mandare un messaggio che è importante. Soprattutto sono quella fascia, essendo loro quella fascia di età a cui andrebbero rivolti alcuni temi. Quello che è appunto di promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione anche delle scelte riguardo la propria salute, prima di tutto, e in secondo luogo riguardo la propria vita sociale e la propria sessualità. Anche perché l'attenzione a questi temi sono una forma preventiva di contrasto alla violenza di genere. La dico in modo anche molto più semplice: una donna deve anche essere libera di poter decidere autonomamente e consapevolmente delle proprie scelte, deve essere in grado di poter, difficile, deve essere in grado di poter gestire anche la propria personalità e la propria sessualità. Questo non è un invito da parte della sottoscritta a utilizzare un prodotto quale quello del profilattico femminile di cui qui si fa riferimento, ma è semplicemente l'informare, il divulgare, far conoscere quello che è un prodotto che c'è, che è esistente e che semplicemente spesso non è conosciuto. Questa mozione nasce un po' anche come un esperimento, perché è stato simpatico anche vedere tra di noi qualcuno che mi ha chiesto che cosa fosse, a che cosa servisse e come si utilizzasse. A me non interessa il prodotto in sé, ma il concetto e il messaggio che volevo mandare e che voglio mandare è quello che informare ed essere a conoscenza di ciò che esiste a volte può aiutare anche nella scelta consapevole della propria vita una donna. E questo ovviamente dal mio punto di vista si collega anche alla volontà di diffondere delle campagne di sensibilizzazione sull'educazione sessuale rivolte soprattutto alle nuove generazioni, anche perché le problematiche di questa epoca sicuramente vedono anche degli aspetti nuovi legati alla tecnologia, legati a un approccio spesso anche superficiale rispetto a alcune tematiche.
Questo lo dico e ci tengo a sottolinearlo, l'aspetto della prevenzione e della tutela. L'aspetto della prevenzione e della tutela è importante anche perché i dati che mi sono stati forniti appunto dall'associazione proponente dell'iniziativa del 25 novembre pongono un aspetto molto importante, pongono in luce la difficoltà anche di trattare il tema e soprattutto pongono in luce una problematica, motivo per cui è stata poi proposta e riproposta il 2 dicembre anche la mozione, un tema che non può essere sottovalutato. Il 1 dicembre era la giornata internazionale contro l'AIDS, i dati che abbiamo ad oggi sono allarmanti, sono pericolosi e soprattutto spesso non se ne sente parlare. Allora io credo che come istituzione far conoscere e informare qualsiasi tipo di prevenzione e qualsiasi tipo di strumento volto a, a divulgare qualsiasi mezzo di conoscenza, di consapevolezza, possa aiutare poi la donna nelle proprie scelte. Non è un incitamento a dire come e quali sono i comportamenti che una donna debba avere, quali strumenti debba avere, ma è dire c'è, esiste e spesso questo che cosa porta, che cosa va a influire? Va a influire sulla determinazione di una donna, perché non è più costretta a dover decidere, a dover lasciare la decisione al partner nel momento di un rapporto sessuale, ma può essere lei stessa a dire no, voglio tutelarmi, voglio proteggermi. E questo perché più del 60% delle donne che noi abbiamo affette dall'HIV o dall'AIDS sono spesso, diciamo, le vittime, perché così si chiamano, di questa terribile malattia, spesso nel più del 60% sono donne. Questo non è un caso, è un fenomeno che rappresenta e porta avanti un tipo di approccio che purtroppo in qualche modo ha visto nel tempo sempre anche la donna in questo senso subalterna, non subalterna come personalità, ma subalterna come strumenti e come mezzi. Quindi credo che approcciare una campagna di sensibilizzazione in cui dire alle donne qual è l'importanza di essere in grado di scegliere, di poterlo fare, perché il messaggio non è soltanto di quello che una donna può scegliere, non è soltanto lì la libertà è anche quello di dire lo puoi fare, magari prima non lo sapevi e non lo sai perché ci sono diverse motivazioni. Uno, come qualcuno a volte diciamo, ha descritto la problematica dell'esistenza di un'unica, qualcuno mi diceva, un'unica casa produttrice del profilattico femminile. Probabilmente sarà un'unica, io non mi interesso di questo, ma mi interesso del fatto che credo che sia un'informazione che forse le nostre ragazze dovrebbero avere, dovrebbero conoscere per decidere sole se poi utilizzare o no uno strumento che le può aiutare a prevenire malattie infettive e gravidanze indesiderate. Oltre questo aspetto, lo dico perché proprio rispetto anche alle malattie sessualmente trasmissibili, le donne sono da 3 a 8 volte più vulnerabili e in altri paesi, perché parliamo di uno strumento che è nato nel 1992, presenza in Italia praticamente nulla. Questo per diversi temi e per diverse motivazioni, ma di certo credo che sia invece un elemento da sottolineare, perché uno strumento del genere, faccio un esempio, che sono le campagne che sono partite anche dal 2007 in Africa. Noi sappiamo l'elevato numero di morti anche in questo per questa problematica. Stanno cominciando, ci sono delle campagne per diffondere anche questi tipi di prodotti e
Ci sono stati fatti, ad esempio, penso non c'è bisogno di andare in Africa, la Francia, che lo dà gratuitamente a chiunque lo richiede, così come spesso assente nei nostri consultori, dove magari noi abbiamo anche una presenza molto alta, visto gli ultimi dati anche dalla Regione Lazio, condivisibili per carità, la decisione singola di ogni professionista è lecita, però noi abbiamo un 80% magari anche degli obiettori di coscienza nei consultori e non abbiamo poi magari la distribuzione gratuita di uno strumento preventivo. Questo per dire che in questi giorni sentivo molto parlare e porre l'attenzione sul prodotto di cui si parla nella mozione, ovvero del profilattico femminile, ma io vorrei spostare invece l'attenzione su quello che è il motivo per cui questo prodotto è menzionato e descritto all'interno della mozione. È anche un modo provocatorio per dire forse è il caso di far parlare di queste problematiche, e secondo me anche il 2 dicembre poteva essere una giornata adatta, ma non l'unica assolutamente, sicuramente sono convinta che ci sarà modo di continuare questo lavoro e questo percorso, dove forse entrare anche in quelle fasce più sensibili e spiegare loro, accompagnare l'educazione sessuale fino ad arrivare a capire e a spiegare qual è la pericolosità di non poter agire autonomamente, di non poter autodeterminarsi e di conseguenza poi anche di in qualche modo porsi in uno stato di non totale autonomia. Questo era l'intento con cui è nata questa mozione e non credo che la richiesta di informare su questo, di informare chiunque che possa scegliere anche oltre al profilattico comune o altre all'astenersi completamente da un rapporto, che ci sia anche una terza, diciamo, soluzione, mi sembra una cosa che possa essere positiva, semplicemente l'informazione. E il secondo punto è anche quello di utilizzare questa mozione per partire, per far partire e per anticipare quelle che possono essere delle campagne rivolte in primo luogo alle scuole o quelle che sono anche tutti i luoghi dove è possibile discutere di queste problematiche, per riporre l'attenzione. Credo che sia doveroso da parte di un'istituzione non guardare con superficialità o con poca attenzione a questo tipo di problematiche. Grazie. Allora, grazie consigliera Carlos. Allora apriamo la discussione. Consigliere Matrona si era prenotato. Prego, consigliere Matrona. Allora, vabbè, beati i primi che saranno l'ultimo a indossarlo. Allora, il problema qual è? Innanzitutto non credo che questo, il profilattico femminile, sia un argomento da trattare in un consiglio municipale, per carità, Dio me ne voglia. Qua si parla, cioè secondo me l'utilizzo del profilattico femminile è un'incentivazione per le ragazze a un più libero approccio col partner, gli approcci occasionali, vogliamo chiamarlo così, occasionali. Scusate, parlo male perché ho i punti in bocca, quindi c'ho i punti, quindi sto facendo per cortesia, soffro due volte, soffro per il preservativo, per il profilattico femminile e soffro per i punti. Allora voglio dire, no? Noi dicendo al nostro Presidente di attivarsi affinché renda noto l'utilizzo del profilattico femminile, a me mi sembra una stronzata, ma no, o posso dire? No, come si può dire? Si può dire profilattico, non si può dire stronzata. No, consigliere Matrodola. Consigliere Matrodola, per favore. Scusi, è maistica sempre. Per cortesia. Ma poi lui è il Presidente, falla finita. Per cortesia. Allora,
Cioè, voi sapete che quando le ragazze vanno in discoteca, no? Là ci sono i rapporti occasionali. Parecchie malattie si attaccano, è vero, con il rapporto, il classico rapporto, ma tante altre si attaccano con altri rapporti. Quando certe ragazze hanno paura di attaccarsi all'AIDS, l'HIV, che cosa succede? Hanno paura, non fanno il rapporto, il classico rapporto, e vanno in altro, con altro genere di approccio, con altro rapporto, pur non sapendo. Vedete che è molto esperto così la patologa. Prego. È un tipo che va in discoteca, eh? Io ballo, guarda. È uno che va in discoteca. Per cortesia. Per cortesia. Tengo giovane. Per cortesia. Allora, voi immaginate ragazze di 15-16 anni, che hanno paura del rapporto, oppure vanno in discoteca perché se pensano che sono già maggiorenni, quindi liberi, che vanno, se vanno in discoteca, purtroppo si trasformano queste ragazze. Io non so, la generazione mia, sì, magari se vendevano una minigonna, uscivano da una casa, poi uscivano dall'altra casa che ne riconoscevi, ma adesso è diventata ancora, è peggiorata la situazione. Cioè si va in discoteca... Consigliere Giuliano, adesso lo espello, per cortesia. Se va in discoteca... per sballarci in tutti i sensi. Allora immaginate una ragazza che prima di uscire si mette il preservativo, il profilattico femminile, le mutandine, i calzi, esce e dice adesso sto tranquilla, posso far tutto. Ma non è così. Cioè la ragazza, invece di insegnargli ad inserire il profilattico femminile, dovremmo insegnargli, noi istituzioni o noi papà, nonni, roba varia, un comportamento più consono alla sua età, che potrebbe essere quello, di dirgli che certe cose, certi rapporti occasionali ti possono rovinare per tutta la vita. Non è mettendoti un profilattico, perché se non ti metti il profilattico e fai l'altro rapporto, è una malattia da la prendi lo stesso, quindi non ci stanno problemi, è sempre l'altro. E allora dire mettiamoci, incentiviamo, ripeto, Eva, io te voglio bene, in Italia c'è solo una fabbrica che fa sto preservativo, una in tutta Italia, non riesce a partire questa fabbrica, perché purtroppo nella mentalità, e non ci serve il nostro municipio che incentivi l'uso del profilattico femminile. Io avrei visto, che già c'è questa campagna, a promuovere campagne di sensibilizzazione sull'educazione sessuale che possono accompagnare la crescita consapevole e responsabile, guardate come parlo, rivolte in particolar modo alle nuove generazioni, quello che ho detto io senza leggere la risoluzione, cioè la mozione. La parte prima che impegna la Presidente a iniziare l'informazione, in particolare l'informazione al femminile sulla conoscenza del profilattico femminile, non rientra nella nostra istituzione, non c'entra. Perché? Perché porca miseria, ma se tu Tufia, no, la lasci libera ad andare in discoteca, non la controlli, e poi magari per paura che si attacchi alle malattie gli fa comprare pure il profilattico femminile, sei scema tu, genitrice, genitore e figlia, perché poi il senso è questo, se non la educhiamo, questa comincia a 16, arriva a 25, a 30, se non si è rovinata col profilattico, che poi si rovinerà pure, penso, no? Metti a Leva. Devi stare pure attenta poi, Ah, Presidente, io prego lei, consigliere Patrono. Metti a Leva. Per cortesia. Consigliere Patrono. Consigliere Patrono, vi ricordo che siete ripresi... E che? Quindi per cortesia, chi mi riprende, la prego di fare un primo quadro. Io dico che è una stronzata, lo ridico. A te, per cortesia, un'istituzione, consigliere Matronola, che è un consiglio municipale, con tutti i problemi che ci abbiamo, ci stanno a cascare strade, e il mezzo, il 503 non passa, il 506 non passa, non ci sono i soldi per i contributi per il sociale, non c'è niente. Andiamo a impegnare la nostra Presidente con tutti i cacchi suoi che c'ha da fare sulla Torre Eiffel, sulla Torre d'Avorio, noi andiamo a dire adesso in forma a fare una campagna sul preservativo,
manco un'antemena. Ma io penso che dovrebbe no, io mi c'incavolo Eva, perché questa tu vuoi fare la giornata delle donne, no? Sarebbe stata un'offesa per le donne, secondo me. Perché mo ti dicono, se il rapporto occasionale, la ragazza vuole un rapporto occasionale, a meno che non sia violentata, ma non è che tutte le ragazze escono a casa perché hanno paura di essere violentate. Cioè, mi sembra una cosa... Però voglio dire, se tu vuoi avere un rapporto occasionale, ragazza che sei, guarda se il tuo partner, no, c'ha il preservativo, è il profilattico, perché se tu fai rapporto libero, è un problema tuo, non è un problema dell'uso del preservativo. C'ha un minuto, conservatore. Sì, grazie, con un minuto sfondo tutti qua. Allora, quello che dico a te e tutti i consiglieri, no, che noi giustamente siamo qua, mo uno scherza, ride, perché forse io vengo dall'antico, quindi sono anziano, pertanto queste cose non l'ho mai vissute, anche se sono profilato è dal 1960 che va in giro, però io non l'ho mai sentito nominare, nonostante la mia tarda età, e credo che anche il consigliere Carlone, nessuno l'ha mai sentito. Sensibilizzarlo è un'incentivazione alle ragazze ad approcciare a un rapporto occasionale, perché si sentiranno sicure e tranquille che tanto non gli succederà niente a livello di malattia, poi psicologicamente credo qualcosa succeda. Quindi per me, io consiglierei alla Carus, ma tanto è come se parli al vento, perché tanto non c'è problema, di ritirarla. Faremo più bella figura, anziché votarla, ritirarla, perché perdere tempo su un profilattico, rubare a Matronola 3 minuti del suo tempo prezioso per parlare. Grazie consigliere Matronola, grazie. Altri interventi, la consigliera Lenci, prego. Sarà difficile riportare ad essere seri, perché qui... Allora, il problema è questo: noi avevamo sollevato già la consigliera Carrus che ci sarebbero stati dei problemi per questa mozione, infatti eravamo contenti di poterla discutere nella commissione delle lette. Perché? Perché secondo me potete partecipare, eletti, cioè quando volete potete partecipare, quindi potete portare il vostro contributo. Allora io penso che qui stiamo sbagliando tante cose, nel senso che innanzitutto anche l'oggetto, no? La prevenzione e tutela della salute come strumento di contrasto alla violenza di genere, e poi magari quello che c'è inserito nella mozione non è che rispecchia molto quello che stiamo dicendo. Un altro errore grave, perché spesso noi abbiamo parlato della violenza sulle donne, è che noi dovremmo fare pressioni, visto che non abbiamo purtroppo questo potere nel nostro municipio, dovremmo fare pressioni a far sì che la famiglia riprenda un ruolo. Perché la prima e la base, cioè sono anni che stiamo dicendo che la scuola deve educare, la scuola non educa, il primo educatore è il genitore, e se noi restituiamo ai genitori una vita normale dove possono seguire i propri figli, vedremo che forse le nuove generazioni saranno migliori, perché se un padre e una madre, che ritengo tra virgolette fortunate se già lavorano, devono passare il loro 80% del loro tempo fuori casa, i bambini, ma chi li educa? Riescono a vedere la differenza tra padre e madre? Riescono ad avere i valori di una famiglia? No, perché non hanno, la maggior parte del tempo sono lasciati a se stessi. Per l'altra parte hanno delle figure che non sono sicuramente i genitori, quindi è qui che abbiamo sbagliato, ed è qui che dobbiamo andare a incidere se vogliamo eliminare la violenza sulle donne. Quindi riportare la famiglia al centro del mondo di un ragazzo. Poi possiamo chiedere agli istituti, alle scuole, a quello che vogliamo, di darci una mano nell'insegnamento e quindi anche nello spiegare ai ragazzi che esistono delle problematiche se si hanno dei rapporti, perché non dirlo? Perché io non trovo nulla di male. Però è per questo che mi dispiace che è stata presentata con una mozione e non è stato fatto un discorso, perché sicuramente si può parlare, anche inserire nei discorsi il profilattico femminile, non è che vogliamo fare... che ci abbiamo adesso paura di utilizzare delle parole, no? Lasciamo i ragazzi nostri che vedono, che non sono preparati psicologicamente a vedere delle cose su internet e nessuno gliele spiega, non è che dobbiamo metterci paura adesso a parlare di un profilattico.
però non possiamo farne un unico esempio, non possiamo portare una cosa del genere. A posto ho detto, forse l'idea poteva essere trasformata, ne abbiamo parlato e eravamo d'accordo, però presumo che dobbiamo ritornare su altre cose per aiutare le nuove generazioni ad essere più preparati, anche perché i nostri ragazzi purtroppo... Signor Giuliano, per favore, può sedersi? Grazie, sto parlando. I nostri ragazzi non sono preparati perché sono nativi digitali purtroppo e sono più avanti e quindi fanno esperienze più avanti della loro maturità. Quindi io questo logicamente mi voglio augurare che si faccia sempre una maggiore informazione, però abbiamo bisogno di altro per cercare di limitare la violenza sulle donne. Grazie. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, no, io non volevo nemmeno intervenire, gliel'avevo detto al mio capogruppo che già nelle ultime settimane l'ho messo un po' in difficoltà perché ci abbiamo avuto posizioni differenti su alcune cose, ma... però poi insomma diventa difficile. Siamo curiosi, che cose? Allora innanzitutto ringrazio la consigliera Carrus perché ha portato all'attenzione del Consiglio un tema sacrosanto. Perché quando si parla di diritti e prevenzione non esistono diritti di serie A e diritti di serie B, non esiste prevenzione di serie A e di serie B. Purtroppo viviamo in un paese dove è meglio prendere le malattie piuttosto che parlare di alcuni temi. Oppure, insomma, è più facile scendere in piazza per odiare qualcuno piuttosto che fare un ragionamento a 360 gradi, no? Perché anche negli interventi che mi hanno preceduto ci sono stati spunti di riflessione piuttosto interessanti, perché si è parlato di, anziché parlare del profilattico femminile, perché non parliamo dell'educazione sessuale? Io sono pure d'accordo, insomma, se la finissimo di dire le stronzate sul gender e parlassimo di educazione all'affettività, educazione sessuale, magari sarebbe quello uno strumento per i nostri adolescenti e le nostre adolescenti a scuola di dargli un po' un panorama complessivo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista anche sentimentale e emotivo importante. Secondo me si è persa un'occasione lo scorso consiglio, il 25 novembre, perché effettivamente parlare di questi temi con gli adolescenti davanti a noi era importantissimo, secondo me, e era importantissimo proprio per quel discorso di prevenzione che dicevano anche prima i consiglieri che mi hanno preceduto, per cui se hanno fatto questi ragionamenti e poi non condividono questo aspetto c'è un po' una contraddizione in sé. Io sono assolutamente d'accordo nel votare quest'atto e lo dico perché veramente viviamo in una situazione in cui i nostri adolescenti davvero hanno una moltitudine di strumenti maggiori rispetto agli anni precedenti, perché si accede molto più facilmente ad alcune cose, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo allora rendere tabù tutto quello che in realtà è formativo. Io penso che un discorso del genere sia importante, sia fondamentale farlo nelle scuole. Se non lo fa un municipio, chi lo fa se non l'ente di prossimità? Per cui questo è un impegno molto importante. Mi dispiace che qualche consigliere, io il consigliere Madronna, paradossalmente lo preferisco quando parla di autobus piuttosto che quando parla di questi temi, e per cui evidentemente spero che potremo continuare a parlare di quello. Detto ciò, sarebbe allucinante se oggi quest'Aula non votasse un atto del genere, per cui ringrazio ancora la consigliera Carrus per averlo portato il 25 novembre, che comunque è arrivato oggi. Grazie. Consigliera Cercuri, prego. Per cortesia. Allora, io rimango sconcertata da quello che ho sentito. Sconcertata perché si fa passare la libertà di una donna dall'uso del preservativo, cioè è allucinante e vergognoso. Cioè noi pensiamo che la libertà di una donna passa dall'uso del preservativo, ma stiamo scherzando? Cioè la libertà della donna passa dalla tutela del proprio corpo, ma di che cosa stiamo parlando? Ma se tu accanto a te hai un ragazzo che incontri, al di là del fatto che secondo me noi dovremmo insegnare alle ragazze che la più grande libertà è saper dire di no, cosa che molte ragazze oggi a 15 anni, per non sentirsi ghettizzate,
da un mondo e da una televisione che ti porta sesso, che ti porta droga, che ti porta al consumismo e che ti dice che a 15 anni devi andare a letto con chiunque. Se noi non riusciamo a dire alle nostre ragazze che devono saper dire di no e che quella è la vera libertà, noi abbiamo perso su tutti i fronti. Ma quale preservativo femminile? Oggi se un ragazzo accanto a te, dobbiamo dire alle ragazze, alle scuole superiori, che se un ragazzo accanto a te ti dice andiamo a letto senza preservativo, tu non, violenza dall'altra parte, no, non volevo arrivare a tanto, ma lo devi lasciare, gli devi dire che il tuo corpo vale più di tutto. Abbiamo un po', secondo me, perso la bussola su questo. Abbiamo un po' perso la bussola su questo, perché io sento di ho sentito dire la donna lascia la decisione al partner sull'uso del preservativo, ma non è assolutamente vero, signori, ma che stiamo dicendo? Ma chi ci sente? Ma cosa pensa? Ma a me quando a me non è per fortuna a me non è mai successo, io devo dire la verità, e sono molto fortunata, sarà perché come ci si pone, ma la società di oggi ci pone davanti, e quello che raccontava il consigliere Matrona è vero, pieno di ragazze che ad oggi nelle discoteche, nei pub, fanno lo schifo, ma è una società che ti impone questo, perché quando a 15 anni inizi a parlare di certe cose e la prendi con molta leggerezza la situazione, finisci che non dai più peso a quello che fai, e non dare peso a quello che fai è uno svilimento del corpo, è uno svilimento della persona. E io mi sono segnata diverse questioni a riguardo, ma quella che mi è venuta in mente è perché l'avevo sentita leggere e che l'avevo letta. In realtà penso che sia veramente riproponibile in questo ambito, cioè una società che insegna un po' a una donna un escamotage per, in quel caso si trattava effettivamente di violenza sessuale, ma è ben trasportabile al caso di specie. Una donna che insegna a difendersi piuttosto che insegnare ad un uomo che non si deve violentare, una società che fallisce. Cioè noi oggi diciamo, ragazza, mettete il preservativo femminile, perché tanto ci stanno tanti uomini che non lo capiscono, o perché ti devi tutelare, o perché lo puoi fare, tanto tanto non conta nulla. Noi oggi dobbiamo dire alle ragazze che questo non deve succedere, non dobbiamo trovare degli escamotage. Dobbiamo mettere, purtroppo a molti non piace, dei paletti, dobbiamo dire alle ragazze di dire di no, dobbiamo dire alle ragazze che non esiste nient'altro che la bellezza e la purezza del proprio corpo, che non deve essere violato, perché quando una ragazza poi fa una stupidaggine e si trova dopo 3 mesi al consultorio, andiamole a raccontare che se poteva mettere il preservativo, che se poteva mettere un'altra cosa, ma di che stiamo parlando? Noi oggi dobbiamo tutelare, io su questo sono profondamente d'accordo, sulla prevenzione, è vero che già viene fatta, non basta mai andarla a raccontare, perché io adesso scherzando, ridendo, poi insomma si fanno battute, stessa situazione che avviene poi effettivamente nel liceo quando se ne parla, allora io dico andiamo lì, andiamo a spiegare effettivamente alle ragazze che non si cresce dando la via, e permettetemi il termine, al primo che capita, utilizzando o non utilizzando il preservativo, facendo una cosa piuttosto che un altro, completo o non completo, si cresce rispettando se stessi. E si rispetta se stessi solamente, esclusivamente, se si è pronti ad affrontare una certa cosa, e la si affronta con tutte, dico, le con tutte, perdonatemi, perché con tutte le precauzioni del caso, se la si vuole affrontare, ma precauzioni intendo con tutte le consapevolezze del caso. Allora, io lo so che questo documento è passato in commissione delle lette, ma secondo me abbiamo bisogno di trasferirlo proprio su un altro piano, ed è un piano di un percorso serio e propositivo all'interno delle scuole, di conferenze, di parlarne, di farci vedere maturi, perché effettivamente poi tra una risata e un'altra forse lo prendiamo sotto gamba, perché abbiamo tutti un'età, e mi ci metto anche io, in cui abbiamo superato certe fasi, cioè chi è mamma, ma pensate a chi è genitore e si trova un figlio di 15, di 16 anni che affronta oggi come oggi la sfida, una sfida del genere, una sfida che vuol dire, io lo ridico, dire di no. Allora, e concludo, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, è sì alla prevenzione, che è fondamentale,
che però non parte dall'utilizzo di un preservativo o di un preservativo femminile, perché forse il ragazzo non lo metterà, ma parte dalla consapevolezza della purezza e della fragilità del proprio corpo, che in ogni caso, in ogni situazione va difeso. Grazie. Consigliere Coia. Ma io sinceramente, leggendo il titolo dell'atto, mi aspettavo una cosa completamente differente. Un contrasto alla violenza di genere va benissimo, per carità, tutte le iniziative volte a limitare diffusione di malattie, a migliorare la consapevolezza della donna e anche dell'uomo indirettamente, il rispetto del partner o della donna in generale, ben vengano. Però leggendo il dettaglio poi mi sono un po' stupito, perché magari al di là degli intenti che la consigliera voleva mettere in quest'atto, letto quest'atto sembra una campagna di promozione del profilattico femminile. È questo lo sbaglio fondamentale su cui poi tutti si stanno, cioè o una parte dei consiglieri si stanno scagliando, insomma. A me dispiace, perché avrei voluto vedere un atto diverso, avrei voluto vedere un atto che diciamo l'educazione sessuale avesse promosso un uso consapevole della contraccezione come una delle tante parti che compongono la educazione sessuale di uomo e donna. E premesso che poi insomma i ragazzi non sono sempre così consapevoli e vanno aiutati nel fare le scelte giuste, perché come dire, la situazione poi spesso può portare a delle conseguenze spiacevoli per entrambi e relative famiglie. Tra l'altro poi, scendendo nel dettaglio, non riesco a capire come questo tipo di contraccezione possa ovviare a una violenza. Significherebbe che tutti i giorni la donna deve mettere questo e a quel punto sarebbe una cosa anche economicamente e in tantissime altre cose non fattibile. Quindi sinceramente io mi asterrò come Movimento 5 Stelle dalla votazione e vedrò con favore invece una mozione che possa, un altro atto che possa portare a un vero contrasto della violenza di genere. Grazie. Consigliere Lanotte. Allora, prima di tutto mi trovo personalmente in un luogo inopportuno, perché mi sembra di stare nella commissione del Ministero della Salute, ma mi sembra di stare a un consiglio municipale. Perché insomma, se voi sapete, questi temi vengono trattati molto più in alto. E sapere che già dal 1992 questo profilattico era già stato sperimentato, e soprattutto vi voglio invitare a leggere bene tutto quello che c'è scritto, ma anche andare sul sito, andare a verificare il tutto. E non è stato accolto ancora dal Ministero della Salute per quanto riguarda gli usi contraccettivi e per quanto riguarda anche all'interno di un'educazione sessuale che, ricordo ai consiglieri, viene fatta benissimo in quinta elementare per quanto riguarda la scuola primaria, in terza media per quanto riguarda la scuola secondaria, e vi posso garantire che, per esempio, avendo un figlio in una scuola paritaria e un figlio in una scuola statale, l'hanno fatto meglio alla scuola paritaria che alla scuola statale, in quanto alla scuola statale non è stato quasi ancora accennato, mentre in una scuola paritaria è stato fatto in una maniera ineccepibile, presentando tutto, dal metodo contraccettivo, dalla pillola e da tutti i metodi, presentando anche i metodi naturali, che mi sembra una cosa giusta. Metodi che io vorrei tanto sottolineare, che portano alla consapevolezza dell'essere donna, e non è facendo la pubblicità di un profilattico femminile che noi portiamo, perché giustamente dice, accolgo quello che ha detto Coia, cioè leggendo il tema prevenzione e tutela della salute come strumento di contrasto alla violenza di genere è stupendo, però non c'entra niente tutto il resto, cioè non mi sembra il caso di fare una pubblicità e soprattutto di
portarlo in un consiglio municipale. Io personalmente non mi reputo all'altezza di giudicare questa cosa o di portare avanti un elemento del genere. Cioè io posso dire e posso avallare, posso dire alle scuole, per cortesia, fate, posso andare a controllare e dire in terza media, ma professori, voi lo fate l'educazione sessuale a scuola? Perché se ci sono tante cose, perché non fate questo tipo di educazione? Posso essere così come istituzione, questo è il minimo ruolo che posso avere, ma non posso andare nelle scuole e dire no, però guardate, dovete inserire nell'educazione sessuale anche questo profilattico, ma se neanche la fanno. Quindi andiamo a controllare che facciano l'educazione sessuale, non andiamo a pubblicizzare uno strumento che personalmente già lo conoscevo, ma se non viene utilizzato è perché è veramente svilente nei confronti della donna. Cioè cerchiamo di evitare, io penso che una donna già è parecchio massacrata, è parecchio messa al bando già dalla pubblicità, dalla televisione, da tutto, quindi cerchiamo di riapproparci del nostro ruolo di essere donna e sentiamoci già libere, non ci deve essere il profilattico che ci deve far sentire libere, perché già la libertà non è qualcuno che ci tutela, la libertà ce la creiamo noi e noi siamo già donne libere, se mostriamo agli altri il fatto di sentirci e di dire no. Il no in effetti è un sintomo di libertà, non è un sintomo di debolezza, riuscire a dire di no. Grazie. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Sono intervenuta dopo aver ascoltato le opinioni anche degli altri colleghi consiglieri, perché sono stati interessanti e devo dire per alcuni versi anche illuminanti. Mazza, addirittura. Il tema è così suggestivo che... Però ci sono due valutazioni che voglio fare, una di merito e una di metodo. Parto dal metodo. E perché? Perché intanto ringrazio la Presidenza perché quel giorno ha deciso di non osservare l'urgenza della mozione, perché in realtà, lo diceva prima qualche consigliera, abbiamo trattato, appunto ci è arrivata il giorno prima della convocazione della Commissione delle Lette, abbiamo letto la mozione, nonostante l'assenza della proponente, giusta, legittima per carità, però insomma di concerto con le altre consigliere avevamo deciso che quel consiglio fosse qualcosa di diverso e per fortuna lo è stato. Ricordo che qualcuno, non io, ha definito quel consiglio uno dei più bei consigli che abbiamo fatto, perché ha parlato poco la politica, hanno parlato le scuole, hanno parlato i ragazzi e noi abbiamo ascoltato. In più c'era una valutazione rispetto all'atto, cioè appunto parlare di prevenzione e di tutela della salute come uno strumento di contrasto alla violenza di genere attraverso l'utilizzo del profilattico femminile, secondo quanto abbiamo concordato, sovrapponeva i due temi e rischiava di creare più confusione a quella platea piuttosto che chiarimento. Quindi nell'intento rischiavamo, invece di essere propositivi, di essere confusionari. E da qui passo al merito. Perché? Perché penso che ci sono due aspetti. Intanto, intorno al concetto di autodeterminazione, oggi si dice e si fa di tutto, basterebbe vedere il dibattito che si è aperto intorno alle unioni civili, in particolare mi riferisco a quello che riguarda la maternità surrogata e l'utero in affitto. Sembrerebbe che attorno al concetto di maternità e attorno al concetto del desiderio di maternità e quindi di autodeterminazione di un corpo, oggi si possa fare di tutto. Non è così, la maternità mica è un diritto,
Quindi esporre il nostro corpo a questo piuttosto che a quell'altra sollecitazione, cioè non deve passare per il concetto di autodeterminazione. E c'è una contro, cioè mi trovo in difficoltà, perché proprio in questo consiglio noi abbiamo detto più volte che la violenza contro le donne non è un problema solo delle donne. È un problema anche e soprattutto degli uomini, e fin quando noi non la finiremo di parlare di questo tema solo al nostro interno, noi non cambieremo niente. Quindi, quando si vuole fare un'informazione tutta femminile, perché si deve sollecitare e stimolare chi ancora non sa, in realtà si va su un terreno abbastanza pericolosetto, perché si continua a calpestare un terreno che abbiamo visto che nel corso del tempo non ha cambiato niente. La fotografia dell'Istat sulla violenza sulle donne è drammatica. Ci sono dei punti di slancio, dopodiché pervengono proprio da quella motivazione per cui anche la battaglia è diventata di civiltà, cioè degli uomini tanto quanto delle donne. Pertanto, la confusione che si porta nell'atto ci ha, diciamo, indotto a dire: evitiamo di discuterla dentro un consiglio che è tutto parlerà essenzialmente di violenza di genere, quindi la nostra richiesta è stata quella di sottoporre, visto comunque l'interesse che c'era stato da parte di alcune di noi sul tema, di fare un lavoro sulla prevenzione e anche sulle eventuali malattie sessualmente trasmissibili, in modo molto più ampio, perché poi uno legge, no? E uno, perché chiede tante volte semplicemente di fare un passo indietro, ma non un passo indietro come se fosse, no, una lesa maestà, è per dire, cioè magari facciamo le cose insieme, perché preso magari dall'urgenza, che capisco qual è l'urgenza, no, preso dall'urgenza magari uno perde un pezzo. Quando noi chiediamo di promuovere delle campagne di sensibilizzazione sull'educazione sessuale, dove? Rivolte in modo particolare alle nuove generazioni, come? No? No, perché poi io ho per fortuna c'è questa esperienza, è durata poco, ma qualcosa mi è anche servito. Ho capito che il mondo delle scuole non è che sia proprio così facile da con cui parlarci in modo, domani fanno educazione, no, non è così, perché trovi il dirigente che è fatto in un modo, trovi, quindi bisogna anche trovare le modalità giuste per capire, oppure magari, come ci spiegavano prima, c'è un mondo che è già andato avanti e quindi magari noi ci sovrapponiamo pure, però, diciamo, abbondare è meglio che deficere, vogliamo fare due, va benissimo, dopodiché almeno facciamo un atto fatto come Cristo comanda, se può dire, oddio, non lo so. Detto questo, io veramente non c'ho niente di male nei confronti, e la perplessità nei confronti del fatto che si facesse riferimento all'uso del profilattico femminile, e in particolare quasi come se noi ci volessimo un po', lo diceva prima il consigliere, ma attenzione, perché rischia quasi di essere quasi una campagna ed appoggio ad una... ad una l'unica casa produttrice, no, interessata, quindi io, diciamo, c'è anche questo per limare tutti questi aspetti si era deciso di fare un passaggio in commissione. Purtroppo ci ritroviamo l'atto in consiglio, questa mozione non è manco emendabile, non la posso modificare, me la trovo così com'è, io non lo rifaccio più l'invito a portarlo in commissione, perché se no mi è stato pure detto che qualcuno ci vuole mettere il cappello, cioè voglio dire, no, il cappello io su, no, non ce lo metto, diciamo, non mi interessa. Dopodiché io penso che forse un ragionamento diverso possiamo ancora farlo, perché siamo anche persone, diciamo, che capiscono le opportunità sia politiche che personali, e quindi magari, diciamo, riusciamo insieme a riportare sui giusti binari il tema che merita comunque la sua attenzione. Grazie. Allora, un attimo, consigliera Carlos, alla fine dell'intervento gli do la parola. Consigliera Caccamo, prego.
Dunque è importante, come prima cosa voglio ribadire che anche io condivido il fatto che sia molto importante la prevenzione e l'educazione in questa materia. Chi è preposto innanzitutto a svolgere questo compito? La famiglia e la scuola, è stato detto. Questo documento, io apprezzo il lavoro che ha fatto la consigliera, però secondo me scende troppo nei particolari, nello specifico. Per alcuni aspetti è carente, per altri dà specifiche che non spettano a noi come consiglieri, come consiglio del municipio. Noi dobbiamo come ente di prossimità sollecitare a diffondere la conoscenza di determinati argomenti nelle sedi opportune, appunto la scuola e la famiglia. Questo documento secondo me non risponde a questi requisiti, per cui ecco, io volevo motivare il mio voto di astensione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Tutino. Grazie. Grazie Presidente. Sia. Tanto più si dimostra necessario questo atto che tutto ciò è dimostrato dal tenore che ha assunto la discussione. Primo, nell'atto si chiede di informare, quindi di dare agli uomini e donne il potere di sapere, che è il primo potere che crea e genera la libertà, il potere di sapere. Tant'è che qualcuno ha detto, e non mi metterò chiaramente a citare i consiglieri, ma qualcuno ha detto, e sì, mo che uno esce di casa con quello e va in discoteca, e quindi è chiaro che non si sa come si usa, perché non si usa così. Ciò significa che a maggior ragione si rende necessario, a maggior ragione si rende necessario fare educazione e formazione e dare il sapere e le competenze su questo, affinché qualunque singolo individuo possa scegliere cosa fare del proprio corpo nel rispetto del proprio corpo, nella vitalità e nell'amore per il proprio corpo. Ad esempio, un altro aspetto che dimostra la grande importanza di quest'atto è il fatto che, e non farò polemica su questo, non l'ho fatto, che si sia ripetutamente violato il regolamento per non calendarizzarlo. Quel giorno in cui non è stato portato all'ordine della discussione, avrebbe dovuto andare al consiglio successivo come primo atto, non c'è andato, né successivo ancora e così via. Né in questo l'abbiamo trovato come primo punto all'ordine del giorno. E quindi la violazione del regolamento, che nasce da un imbarazzo generalizzato che comprendo e rispetto, e lo rispetto perché è dettato da una cultura diffusa, questa cultura diffusa va rispettata, ma al tempo stesso la libertà ci chiede il conto. La libertà cresce nonostante la cultura maggioritaria gli si opponga. In questo caso diventa sempre più rilevante la possibilità di conoscere. La possibilità di conoscere è ciò che distingue un cittadino da un burattino, un individuo dalla massa. È questo che è richiesto all'interno della mozione. Per tutte queste ragioni questa mozione è diventata estremamente preziosa, perché ha svelato come una cultura dominante che grida "oh, il sesso addirittura", ma senza sesso non saremmo neanche qui a parlare di sesso e non saremmo neanche qui a dire "oddio, il sesso".
Quindi esiste anche quello, fa parte della libertà, fa parte dell'autodeterminazione delle donne. E vado a precisare che perché questo discorso è entrato come prevenzione della violenza, perché esiste effettivamente una violenza psicologica possibile, della impossibilità da parte della donna, a meno che non ne conosca gli strumenti, di ella stessa indossare o utilizzare dei dispositivi sanitari che la tutelino da ciò che non desidera, che possano essere malattie o gravidanze, e le diano ciò che desidera, cioè l'affettività e il piacere. Così come esistano per l'uomo, è giusto, e l'uomo ne è informato, è adeguatamente è giusto ed è adeguato che anche le donne sappiano che esistono per loro questi strumenti per poter godere e vivere. Quindi questo è, diciamo che tutti gli altri sono distinguo, tutto il resto è Ponzio Pilato, ok? Siccome questo tema è un po' spinoso, fa un po' ridacchiare, e allora è meglio riportarlo in commissione, tutto il resto è Ponzio Pilato. Grazie. Allora, non c'ho altri interventi, quindi consigliere Valdaga, prego. Grazie Presidente. Insomma, sapete, credo che insomma, in quest'aula, anche per i miei precedenti interventi, sappiate tutti insomma del mio orientamento religioso, del mio essere credente e praticante, anche se insomma considero il secondo una ripetizione del primo, perché non vedo altri modi di essere credente se non quello di essere praticante. Ma credo anche che, e questo l'ho detto, l'ho ripetuto più volte, e credo fortemente in questo, che io per primo debba sempre distinguere, ed ho cercato di farlo in questi poco meno di 3 anni di consigliatura, da quello che io credo e quello che credo sia giusto che uno Stato emani e diffonda come leggi proprio dello Stato. Ho un figlio piccolo di pochi mesi e insomma mi auguro che un giorno io potrò insegnargli, anche con la testimonianza, che non so, ad esempio, non debba mai aver necessità di difendersi da rapporti con sconosciuti, perché possa apprezzare il valore di rapporti con persone che conosce molto bene e in modo profondo, e a cui è legato in modo profondo. Però insomma, spero anche che la scuola e la società gli insegnino anche e gli pongano davanti la necessità e l'importanza di difendersi invece da malattie trasmissibili e quant'altro potrebbe incontrare nella sua vita. Quindi questo per dire che insomma cercherò di insegnargli delle cose, ma vorrei anche che l'Italia, che la Repubblica Italiana come Stato, gli insegni delle cose e appunto difenda per legge altre cose in cui io non credo, con cui posso non essere d'accordo, ma credo sia giusto che uno Stato come quello italiano in questo nostro tempo invece insegni e tuteli e permetta a tutti di poter esercitare in altri modi che io non condivido e con i quali non sono d'accordo. Su quest'atto forse, non so, il titolo potrà essere leggermente fuorviante rispetto all'oggetto, qualcosa poteva essere migliorabile, ma insomma se penso a quello che abbiamo votato in questi 3 anni e a no, ma lo dico senza polemica, nel senso che molte cose sono state delle non voglio dire delle suggestioni, ma dei suggerimenti, per smuovere qualcosa, per sollecitare degli atteggiamenti. Non abbiamo votato sempre degli atti che fossero precisi e perfetti in tutte le modalità di esplicazione di quello che chiedevamo, no? Quindi insomma, qualcuno ha detto in quest'aula più volte: una mozione non si nega a nessuno, proprio per dire che spesso le mozioni vogliono andare a sollecitare degli argomenti senza poi declinarne tutte le modalità di attuazione o di esplicazione. C'è una cosa che mi
mi colpisce un po' tra gli interventi di chi mi ha preceduto, e cioè che forse ho letto io tra le righe più di quello che chi l'ha detto voleva esprimere, ma mi è sembrato passare il concetto che usare il preservativo, diciamo, maschile, quello generico, quello normalmente conosciuto, è sano, è saggio, è importante perché previene delle malattie trasmissibili, perché è una tutela, perché... E quello femminile invece in qualche modo è svilente o è una cosa quasi di cui è vergognoso, brutto, imbarazzante parlarne. Ecco, mi sembra questa un'ulteriore prova di come ancora tra uomo e donna abbiamo delle differenze di vedute e di considerazioni, per cui se un ragazzo in occasione di una serata in cui magari si può arrivare, e magari lui ci spera anche, ad un rapporto con una persona che conosce da poco, che ha appena conosciuto, e giustamente deve pensare alla salute di entrambi, deve pensare a rischi per entrambi, e usa il preservativo, allora è una scelta in qualche modo saggia. E se invece questo dovesse essere fatto dalla donna, è quasi una cosa vergognosa o insomma poco opportuna. E quindi, insomma, su un tema su cui appunto come credente ho ovviamente delle convinzioni e delle idee, per cui ripeto, mi auguro e spero che mio figlio non abbia mai bisogno di proteggersi e difendersi da rapporti con persone appena conosciute o sconosciute, da rapporti occasionali, da rapporti in qualche modo a rischio, ma credo anche che maggiore è l'opportunità di conoscenza, di informazione, di sensibilizzazione che noi diamo a tutti e soprattutto ai ragazzi, e non può che venirne una maggiore consapevolezza proprio nei ragazzi. Non sono, insomma, anche qui non sono perfettamente d'accordo sul fatto che un'autodeterminazione della donna o dell'uomo possa avvenire anche attraverso l'uso del preservativo maschile o femminile, ma insomma questa è una mia convinzione, appunto è una mia posizione. Diversa deve essere quella di uno Stato e appunto del legislatore. Io rispetto, ovviamente, insomma siamo in un'istituzione, quindi sarebbe grave che non fosse così. Ho grande rispetto per la nostra Costituzione, che è meravigliosa ed è una, insomma lo diciamo spesso, è una delle più belle, se non la più bella del mondo, e io però, insomma, sul comodino non ho la Costituzione, sarò antico, io sul comodino ho la Bibbia e cerco di ispirarmi nella mia vita più a quella, almeno nella mia vita personale, però ecco, non vorrei mai che facessero come me i legislatori o chi deve occuparsi di legge e di regolamenti in Italia, che spero che continui ad ispirarsi alla Costituzione e non alla Bibbia. Grazie. Consigliere Totino, non siamo mica al cinema, eh? Allora, consigliere Carus, prego. È diritto, come, scusate, per favore, consigliere Carus ha diritto come presentatore dell'atto di intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche i diversi interventi e le diverse osservazioni che sono venute dai consiglieri e dagli interventi precedenti, anche se vorrei dividerli in due punti: quelle che sono osservazioni costruttive, perplessità e anche che tirano fuori diciamo delle questioni che possono essere approfondite, e quelle che invece minimizzano l'argomento e lo, diciamo, emarginano a una discussione stupida. Probabilmente sì, non è il mio punto di vista, non lo può essere secondo me per le istituzioni. Quindi sulle osservazioni invece fatte in modo costruttivo, qualcuno ha detto che questa mozione non riprende in qualche modo il tema della violenza di genere e non si capiva ad esempio il nesso che c'è tra la prevenzione e la violenza di genere. Forse non l'ho spiegato bene nel mio intervento, vorrei chiarirlo. Quello che è il messaggio
che la mozione vuole portare avanti è quello semplicemente di rendere consapevoli e quindi informati, di rendere le persone informate sulla conoscenza, su ciò che esiste e di conseguenza essere poi liberi di scegliere. Questo è un messaggio che ovviamente provocatoriamente è stato inserito con questo prodotto, che poi tra parentesi non è che deve essere utilizzato soltanto per rapporti occasionali o soltanto in giovane età, perché ognuno diciamo lo può utilizzare come e quando vuole. È diventata una mozione che parla provocatoriamente di questo prodotto, ma che in realtà vuole far passare un altro messaggio. E non penso insomma che parlare di questo possa essere un'offesa anche per le donne, qualcuno diceva. Io credo che invece porlo come discussione, e noi oggi ne siamo testimonianza, sia invece importante evidenziare proprio come il tema abbia ancora bisogno di essere in qualche modo metabolizzato. No, assolutamente no. Non lo faccio, ma spiego perché. Mi dispiace se qualcuno la prende in un altro modo, ma perché questa, come qui ognuno parla diciamo di diritti dei liberi consiglieri, è una mozione, quindi è un indirizzo. Ricordo insomma mozioni che hanno trattato temi che non in qualche modo rispecchiavano quelle che sono le competenze proprio di un municipio, quindi non capisco perché non si possa votare una mozione che abbia un indirizzo, cioè semplicemente quello che chiedo nel testo, perché altrimenti poi non vorrei neanche essere fraintesa: promuovere iniziative volte ad agevolare l'informazione, in particolare l'informazione femminile, perché sì, è giusto quello che si è detto, io lo condivido e lo sposo pienamente. Non mi ricordo in che intervento si diceva che la prima educazione passa dagli uomini. Certo, ma queste cose non sono in contrapposizione, così come una mozione non è in contrapposizione con il futuro lavoro di una commissione, né di una discussione futura e di un approfondimento futuro. Queste cose non sono in contrapposizione. Partire da un argomento, anche in modo provocatorio assolutamente, ma porre all'attenzione una discussione anche con i legittimi punti di vista differenti, perché io apprezzo chi riesce a scindere ad esempio la propria visione, magari anche da quella di un'istituzione, e di portarla avanti in discussione. Questa era questa era la finalità della mozione. Inoltre rispondo anche a qualcuno che mi ha detto: la libertà è saper dire di no. La libertà è anche saper dire di sì, perché se io voglio qualcosa posso anche essere libera di dire di sì. Ed è questa la differenza. Io posso dire sì, lo voglio in questo momento, o no, non lo voglio. Le due cose non sono in contrapposizione, e io l'apprezzo questa osservazione che è stata fatta, la ritengo anche giusta e lecita, cioè è assolutamente una riflessione che fa vedere le diverse angolature di un tema di cui sicuramente, questa è la dimostrazione, abbiamo bisogno ancora di discutere. Allora, guardavo le diverse osservazioni. Consigliere Casa, non deve rifare l'intervento. No, però lei ha chiesto i chiarimenti, siccome gli interventi sono stati diversi. Lo so, però non è che le posso concedere. Sto chiarificando. Tempo come all'inizio. Sto semplicemente chiarificando quelle che sono le osservazioni, se ne sono state tirate fuori molte, quindi le voglio esplicitare. Anche qui il tema dell'urgenza, ricordo che noi non abbiamo altri modi per portare degli atti in consiglio, perché non è che uno è pazzo, si alza e viene in consiglio e porta una mozione d'urgenza perché questo tema, oh mio Dio, viene trattato il 2 dicembre o il 2 dicembre o il 2 dicembre o il o mai più, ma semplicemente perché non abbiamo altra normativa dal nostro regolamento, che è quello che abbiamo,
che permetta di portare un altro atto il giorno stesso del Consiglio. Quindi l'urgenza nasceva semplicemente per la volontà di discutere e di presentare questa discussione anche di fronte ai ragazzi, che secondo me, nonostante le diverse posizioni e nonostante il metodo in cui viene trattato, spesso un po' irrisorio, direi, tanto qui il bullismo è uguale, un po' antichi. Per favore, facciamo concludere la consigliera Cazzo, per cortesia. No. Esattamente. Il latte scende perché probabilmente non si vuole ascoltare quello che si sta cercando di spiegare. Io ripeto, accetto le osservazioni e credo che sia legittimo da parte di ognuno di noi aprire una discussione su questo, anzi questo consiglio mi dà ancora di più la dimostrazione che l'avvio della discussione va fatto e che quindi sicuramente il tema avrà bisogno anche di approfondire quello che è una riflessione più grande intorno a questo tema. Riportare sui giusti binari è semplicemente quello di dire, e lo ripeto, che sapere sopra qualsiasi cosa la conoscenza rende già di per sé liberi. Questo era il concetto che si voleva portare con questa mozione. Grazie. Grazie a lei. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola. Così me ne vado. Io ho ascoltato con molta attenzione da tutti gli interventi, non ultimo quello del cattolico praticante e bla bla bla, però io penso che questa mozione che vuole sensibilizzare i ragazzi, ma io credo che siamo rimasti antichi un po' tutti quanti, perché come diceva la consigliera Lanotte, i ragazzi smanettano su internet più di noi. Credo che sappiano come si usa il profilattico, dove lo vendono, come si fa, quando. Quindi non serve un eccessivo documento per far sì che la nostra Presidente si attivi per fare una specie di, non lo so, che potrà fare? Andare nelle scuole e spiegare l'uso del preservativo e del profilattico femminile. Mi sembra proprio un'assurdità, ma c'è una perdita proprio di tempo. Cioè di tempo, noi oggi abbiamo perso quasi un'ora per sentire, per portare qua un documento che poi da quello che si scinde, che da quello che fa da Socrate, da Apollo, quell'altro cattolico, praticante, protestante, laico, tutto è uscito fuori da questo per profilattico. Presidente, la dichiarazione di voto. Per un profilattico, ho detto per un profilattico tutto questo. Cioè, no, mi sembra... No, data anche loro, facciamo la dichiarazione di voto. Condivido pienamente tutte le scelte, anche se per qualcuno credo che sia molto sofferta alzare la mano, perché lo farà forse per squadra, per Bavaria, ma sarà molto sofferta, perché se io sono praticante cattolico, alzare la mano per profilattico credo che sia molto molto sofferta. Comunque io posso dire una cosa, siccome a me mi sembra, e lo ripeto, lasciatemi il tempo, una vera stronzata, a prescindere chi l'ha presentata, non c'entra niente, con tutta la buona volontà, io non partecipo, non sono né favorevole né contrario, né mi astengo e me ne vado, non partecipo al voto. Consigliera Lenci, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, io leggendo, cioè è vero che fino adesso è stato detto che questa è una mozione di indirizzo e quindi è di indirizzo. Quindi un attimo solo, consigliera Lenci, per cortesia, prego. È stato detto, no, è una mozione, è di indirizzo. Consigliera, per favore, consigliera Lenci, prego. È stato detto, dice, una mozione non si nega a nessuno. Beh, bisogna vedere cosa c'è scritto nella mozione, indubbiamente, anche perché ho riletto più attentamente, c'è stata svolta un'indagine coinvolgendo circa 100 farmacie, da chi? Chi ha fatto questi controlli? Cioè io ripeto, mi dispiace perché partendo dal titolo, che ritengo che sia l'unica cosa buona che c'è scritta in questa mozione, si poteva fare un lavoro di informazione. Se pensiamo ancora che le scuole abbiano bisogno di noi, perché le scuole hanno un progetto personale
lo fanno ognuno nella loro autonomia scolastica, anche perché di solito le scuole, gli istituti scolastici si confrontano anche con dei genitori, perché comunque chiedono sempre la possibilità, chi accetta o chi non accetta, che in alcune classi, soprattutto quelle magari a livelli più inferiori, voglia effettuare questa cosa. Torno a ripetere, mi sembra un modo come un altro per star qui veramente a parlare del nulla, perché questa mozione, io tante volte ho apprezzato i consiglieri che volevano dare un indirizzo, però questo qui mi sembra un indirizzo a senso unico, cioè mi sembra un municipio che sta pubblicizzando un articolo per quindi consigliere Lencia, dichiarazione di voto, quindi voterò contraria. Grazie. Per il modo in cui mi è stata portata. Consigliera Cerconi, dichiarazione di voto. Mamma mia, signori, che vergogna. Ho sentito un consigliere dire che si distingue l'individuo dalla massa se si usa il preservativo, e che nella vita un uomo, il fine ultimo di un uomo è godere, godere, godere. Ma che schifo, ma che schifo. E ringrazio il consigliere che mi dà le spalle per non sentire le cavolate. Consigliere Cerconi, faccia la dichiarazione di voto. No, me lo deve fare. Prego. È una vergogna. Consigliere Cerconi. Il corpo femminile, questa è la vergogna da parte di qualcuno che sta seduto. Dichiarazione di voto, grazie. Ed è uno schifo. Fratelli d'Italia è contrario anche per tutte le cose che qualcuno ha detto a spiegazione di questa mozione. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Coia. Per i motivi detti anche nella dichiarazione precedente, mi spiace osservare che le osservazioni dei consiglieri a sostegno di questa mozione sono molto deboli. Purtroppo è un atto sbagliato, presentato in modo sbagliato, non condiviso, e per questo motivo, solo per rispetto al titolo della violenza di genere, per il quale auspichiamo che venga fatto un atto successivo, ci asteniamo piuttosto che votare contrario. Altre dichiarazioni di voto? Gruppo PD? Carlos? Per gruppo PD, Prego. Faccio ancora parte. Allora, interviene uno per gruppo, poi se ci sono consiglieri dello stesso gruppo che vogliono fare dichiarazioni di forma, lo possono fare. Così il ragazzo sta parlando per gruppo PD. Dichiarazione di voto, prego. Io credo che il Partito Democratico abbia espresso anche in diverse situazioni e anche in questi giorni si può esplicitare la sua vocazione riformista, quindi credo che alcuni temi che vengono trattati di questo Consiglio, anche la mozione all'ordine del giorno di oggi, credo sia stata anche promossa da questa parte, quindi ha posto un tema che anche con tutte le osservazioni e con tutte le obiezioni individuali che vengono poste da diversi consiglieri, credo che non ci sia alcuna perplessità da parte di tutto il Partito Democratico a votare favorevolmente a questa mozione, che porta semplicemente la volontà politica di portare a conoscenza di tutti, non è specificato neanche il dove, perché credo che la discussione è più ampia e vale per tutti. PD vota favorevolmente la mozione. Allora, scusate, grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Scusate, non siamo allo stadio, per cortesia. Allora, consigliera Caccamo, gruppo PD, consigliera Caccamo, gruppo PD dice voto a favore. No, io volevo... Dichiarazione di forma? Mi astengo, come ho detto prima. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa. Anch'io vengo da un'educazione cattolica, però quando voto o espleto la mia attività in qualunque campo della mia vita, tengo sempre presente la Bibbia oltre che la Costituzione. Ci tengo ad affermare questo. Non sono ammessi i battuti. Questo documento non è il caso. Voglio dire, io sono d'accordo per educare, l'educazione sessuale è importante.
mi astengo perché ritengo che questo documento non risponda ai canoni di un atto che deve essere approvato in un consiglio municipale. Grazie. Guardi, non è una cosa di forma al gruppo, capisco che le regole d'aula sono così, però non capisco la consigliera Garrus a quale gruppo appartiene, si riferisce o a quale gruppo ha partecipato. Vedremo nelle votazioni che purtroppo, come era stato definito al gruppo del PD, c'è una difficoltà di votare favorevolmente l'atto, pertanto il gruppo si... io mi asterrò, sono costretta a fare una dichiarazione personale, quindi la ringrazio. Consigliere Ciancio. Mi dispiace Presidente, noi al gruppo abbiamo deciso, quindi sono costretto anch'io di fare una dichiarazione di forme per quanto... Cortesia, su, per cortesia che tardi, per favore, siamo a dichiarazione di voto, su, consigliere Ciancio, prego. Sono costretto ad astenermi... Scusa, per favore consigliere, per favore, allora scusate, facciamo fare le dichiarazioni di voto in silenzio, consigliere Ciancio, per cortesia. Grazie Presidente, volevo ribadire che mi asterrò, sono costretto ad astenermi. In una forma inusuale e scomoda, dello perché gruppo. La nostra dichiarazione di voto era ben altra, quindi... Consigliere Ciancio, lei si astiene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? È il microfono, consigliere Ciancio. Consigliere Laddaca per lista civica, prego. Il mio... Flavia, fammi la cortesia, perché l'ultimo che in quest'aula mi ha ricordato la Bibbia, sono 2 anni che non lo vediamo in quest'aula e mi parlava di coerenza di cristiani nelle istituzioni e sono 2 anni che non lo vedo, quindi non mi parlate di coerenza dei cristiani, perché l'ultimo è stato... Non ho capito cosa c'entra questo, consigliere Laddaca. Non c'entra assente niente. Se un consigliere assente, assente. Qual è il problema? Fa parte della maggioranza. Non fa parte della cortesia. Fa parte della maggioranza. Se lei non viene mai, cortesia. Consigliere Laddaca, faccia la dichiarazione di voto senza fare riferimento a consiglieri assenti. Prego. Grazie Presidente, in quest'aula le dichiarazioni di voto possono durare mezz'ora, un quarto d'ora. No, durano 3 minuti. Mie, per cui devo essere preciso. 3 minuti, consigliere Laddaca. Quindi, esegrando e dispiacendomi molto per la battaglia politica che si è costruita attorno a quest'atto, molto al di là dell'atto in sé da quello che ho visto, e facendo presente che un consigliere che mi ha richiamato alla moralità del cristiano è passato qui mandando a fanculo i consiglieri dell'altra parte politica e l'abbiamo sentito tutti, quindi mi si parla di coerenza dei cristiani, ho già espresso precedentemente il mio pensiero, quindi voterò favorevolmente a quest'atto che leggo esclusivamente in chiave di informazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni su un tema di salute e di prevenzione delle malattie, che non condivido e che non insegnerò, ripeto, personalmente come genitore, ma che ritengo giusto che uno Stato laico invece faccia a livello di legislatore. Questo tanto per chi mi richiama ogni tanto alla coerenza dei cristiani in politica, che io vedo su altri aspetti e non sul merito di un atto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere... Consigliere Steritano. No, io non sono preparato, sono monogamo, perciò Presidente, signori consiglieri, no, intervenivo solamente perché sarebbe cosa buona e giusta che questo documento avesse un attimo di riflessione. Io vi giuro, lo faccio per ignoranza, però io infatti non sono intervenuto, lo faccio in dichiarazione di voto, ma semplicemente per invitare, non so se adesso si può ritirare l'atto. Si può ritirare. E magari... Faccia la dichiarazione di voto, consigliere Sterità. Presidente, io guardi, sono contento che finisca la consigliatura perché io lei come presidente mi fa perdere la pazienza, peggio del consigliere Madrono. Allora, il che è tutto dire. Detto questo,
e faccio la mia dichiarazione di voto, mi astengo. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, intanto sostituisco la consigliera Tredicino e quella consigliera La Notte, quindi come scrutatrice. Allora, passiamo alla votazione. No, siamo in votazione adesso. Non è possibile. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È un argomento serio, rimanga a posto. Rimanga a posto, che è un argomento serio. Il comitato non te votano. Vattene a casa! Ciao, Deppe, cortesia! Allora, dice i numeri, per favore. Allora, scusate, allora, 6 voti a favore, 6 contrari, 7 astenuti, l'atto non è approvato. Allora, passiamo alla mozione articolo 58. Non è approvato. Allora. Prego, consigliere Poli, prima firmatario, di presentare l'atto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Anzitutto volevo ringraziare la Presidenza per aver accolto la mozione. Mi scuso con i colleghi se ruberò altro tempo rispetto a quello che era preventivato col calendario dei lavori. Ovviamente mi scuso anche con gli uffici e con i funzionari di Polizia Locale che saranno costretti ad attendere qualche minuto in più. Cercherò di essere rapidissimo su questa esposizione della mozione perché ritengo che tutti i colleghi abbiano avuto contezza di ciò che sta succedendo in uno dei nostri quartieri, un piano di zona denominato Tor Vergata Nuova, ma insomma la definizione urbanistica è di 3 ter. Che vede 13 famiglie da moltissimi anni, parliamo dal 97-98, da quando il piano di zona è stato realizzato, che non hanno perfezionato il loro rogito per il trasferimento della proprietà dalla cooperativa che aveva realizzato gli immobili, nonostante abbiano versato il valore dell'appartamento pattuito in sede di compromesso. Gli organi di stampa hanno più volte riportato questo problema perché si ripropone con cadenza ormai quindicinale o mensile, allorquando gli ufficiali giudiziari si presentano alle porte dei nuclei familiari e cercano di perfezionare lo sfratto esecutivo. Rispetto alle casistiche generali in cui noi siamo abituati insomma ad assistere, questa tipologia è veramente diversa perché qui non si tratta di persone che non pagano i canoni di locazione e quindi sono sottoposti loro malgrado quindi a questo tipo di modalità forzose che vengono insomma poste in essere, ma si tratta di nuclei familiari che hanno cercato di acquistare il loro appartamento in un piano di zona ex legge 167, ovvero con i contributi pubblici affinché i prezzi dei loro appartamenti venissero calmierati. Che cosa è successo? Al momento della stipula del rogito le società cooperative che operavano nel quadrante hanno richiesto una maggiorazione di prezzo delle 70 unità immobiliari, la maggior parte evidentemente è giunta ad un compromesso, a una transazione con la cooperativa e hanno rogitato, quindi sottoponendosi all'esborso di questo denaro. Queste 13 famiglie originarie, che adesso mi risultano essere diminuite a 8 perché altre 5 credo abbiano operato una transazione con la cooperativa, hanno deciso di non rogitare perché ne ritenevano ingiusto
ingiusta questa richiesta di un prezzo aggiuntivo rispetto a quello che era previsto in sede convenzionale, perché appunto il piano di zona 167 è realizzato grazie a una convenzione che il Comune di Roma stipula con i vari concessionari. Il 19 gennaio scorso, questa è la notizia di stampa, e si sono registrati nel quartiere nuovi momenti di tensione allorquando l'ufficiale giudiziario accompagnato con la forza pubblica, che nulla c'entra, insomma, voglio dire, un massimo rispetto per il lavoro che fanno, si sono presentati a casa, quindi presso questi nuclei familiari, in particolare era uno da perfezionare, e il nucleo familiare si è barricato a casa. Ci sono stati momenti di tensione perché per evitare ciò che era successo nei precedenti tentativi non andati a buon fine per lo sfratto, è stata addirittura tolte le utenze a tutta la palazzina di via Gallian 20, questo è l'indirizzo, per cui il disagio è stato, insomma, complessivo, io lo chiamerei dell'intero quartiere, insomma. E la ferma opposizione di questa famiglia, che si è barricata con forza nella propria abitazione, ha fatto sì che l'ufficiale giudiziario poi desistesse a seguito di un'interlocuzione che c'è stato anche col prefetto, mi risulta, e per cui lo sfratto di queste famiglie è stato solamente rinviato, ma la problematica permane. La storia è in piedi da molti anni, e questi nuclei familiari in vero hanno anche adito le vie legali, proponendo azioni legali appunto presso i tribunali, e purtroppo le loro richieste non sono state soddisfatte, perché dapprima il Tribunale di Roma e poi la Corte di Appello di Roma ha respinto le loro richieste. Nel novembre del 2014 la stampa ha avuto ancora modo di occuparsi della problematica, perché si è avuta notizia del sequestro da parte della Guardia di Finanza dei 13 appartamenti e del sequestro appunto alle società, perché le persone sono rimaste, i nuclei sono rimasti negli appartamenti pur non avendo, voglio dire, il titolo principe di chi acquista, che è il perfezionamento del rogito notarile. Anche questo sequestro poi è andato, voglio dire, in maniera contraria alle aspettative dei residenti e dei cittadini, perché con le ordinanze del Tribunale del Riesame gli appartamenti sono stati dissequestrati e posti nuovamente a disposizione delle società cooperative. Allora, come dicevo prima, non stiamo parlando di persone che devono essere, diciamo, oggetto di sfratto perché volutamente non pagano il canone di locazione e quindi creano un danno ad altri privati, per cui si innesca poi questo tipo, insomma, di controversia giudiziaria. Si tratta di cittadini che chiedevano il rispetto delle convenzioni che il Comune di Roma ha stipulato con i singoli concessionari, con le singole operative, affinché il prezzo di cessione fosse quello e venisse rispettato. Finora siamo stati, io conosco la problematica perché vivo peraltro nel medesimo piano di zona, ma poi ho deciso di preparare la mozione perché ci sono state proprio recentemente delle novità che mi portano a ritenere, e io spero che poi il Consiglio approvi questo orientamento, che probabilmente con le novità di adesso i tribunali si sarebbero espressi a favore dei residenti, perché a seguito di una diatriba in un altro piano di zona la Corte Suprema di Cassazione con una sentenza pubblicata il 16 di settembre, ma in Camera di Consiglio a Sezioni Unite nel mese di maggio, ha determinato un nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia, sancendo che i parametri che sono previsti nelle convenzioni siano vincolanti e il mancato rispetto di questi parametri comporta la nullità degli atti conseguenti. Il Comune di Roma, che i cittadini peraltro tirano in causa anche
per certi versi giustamente, ha però operato sulla scorta di un precedente orientamento giurisprudenziale dovuto a delle sentenze della Corte di Cassazione che prevedevano che solo il vincolo fosse solamente del primo attore, ovvero del concessionario rispetto alla concessione edilizia, ma che questo vincolo poi non si trasportasse in caso di vendita se non nell'unico vincolo del rispetto dei 5 anni dal primo rogito. Questa nuova sentenza della Corte di Cassazione ovviamente ha riaperto un mondo in questo alveo, insomma, delle concessioni, convenzioni, mancato rispetto da parte dei concessionari, e tutti noi nel corso di questi 2 anni e mezzo di esperienza insieme abbiamo visto che le maggiori problematiche che noi abbiamo in termini negativi sul nostro territorio è proprio il mancato rispetto delle convenzioni che vengono stipulate. Sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione, l'amministrazione capitolina, con una recentissima deliberazione che ha sottoscritto il commissario Tronca, con i poteri dell'Assemblea capitolina, ha emanato la nuova deliberazione, la numero 33 del 17 dicembre, che elimina i vincoli dalla facoltà ai proprietari di casa di eliminare i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, stipulando ogni proprietario con il Dipartimento un protocollo aggiuntivo, quindi un appendice alla convenzione originaria, a fronte di un esborso di denaro determinato, insomma, per cui eliminando uno dei vincoli, che è la trasformazione dal diritto di superficie al diritto di proprietà, si, tra virgolette, aggira dal punto di vista regolamentare questo vincolo del prezzo di massima cessione. Ho detto prima che se questa sentenza della Corte di Cassazione fosse intervenuta prima, probabilmente i tribunali non avrebbero dato torto alle famiglie, ai nuclei familiari, che hanno avuto la nascita di questa controversia con l'attore che ha sottoscritto la convenzione, quindi con il costruttore, con il consorzio di cooperative. Per cui ritengono e chiedono all'amministrazione comunale che il loro caso venga esaminato proprio in virtù di queste nuove pronunce, affinché la loro storia, che dura ormai dal 1998-99, abbia a concludersi. Il testo della mozione prevede nella parte risolutiva un'attestazione di solidarietà a queste famiglie che si sono trovate coinvolte nella vicenda e impegna la Presidente ad attivarsi insieme al Prefetto, che ha perfettamente coscienza di ciò che sta avvenendo, affinché si pervenga al perfezionamento di una sanatoria complessiva della situazione e che perfinché si ristabiliscano le condizioni di serenità a questi nuclei familiari che si trovano loro malgrado a dover subire da anni questa lacuna regolamentare esistente. Io ho finito con l'introduzione, pregherei solamente gli uffici alla correzione di un refuso, perché nella parte risolutiva, al quarto rigo, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori interessati, perché il coinvolgimento ripetuto 2 volte. Quarta riga. Attraverso il coinvolgimento dei diversi attori coinvolti, togliere coinvolti e mettere interessati, perché coinvolgimento e coinvolti mi sembrava una ripetizione. Io spero che il Consiglio accolga la mozione e che dia testimonianza di vicinanza a questo problema, che spero, insomma, che l'amministrazione, che andrà adesso a rinnovarsi, esamini con serietà con l'emanazione di alcune delibere che possano sanare tutto questo quadro complessivo del mondo delle 167 che sta avvenendo un po' troppo alla ribalta in termini negativi, quando l'originaria finalità della legge era proprio quella di venire incontro ai cittadini più bisognosi. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Consigliere Stelitano, prego.
Grazie Presidente. No, io volevo ringraziare il presentatore della mozione per il lavoro che ha fatto, che gli va riconosciuto al consigliere Poli la capacità di uomo di ricerca spasmodica di norme e sottonorme. Io non sarei all'altezza di fare il lavoro che fa lui e perciò lo dico. Però lo ringrazio perché avrei voluto anch'io partecipare a questa formare questo documento. E perciò quando una persona lavora bene lo devo dire. Naturalmente questo argomento parte da molto lontano e bisogna intervenire subito, anzi pregherei, io naturalmente faccio una breve dichiarazione, il mio voto sarà molto favorevole perché meglio adesso, dovevamo farlo molto prima questo argomento, portarlo in consiglio molto prima, perché dal 97 a oggi sono passate parecchie consigliature e da ogni colore politico, primo Veltroni, secondo Veltroni, tutto Alemanno, Marino, quello che è rimasto, e adesso speriamo che non ci vuole solamente Tronca a stroncare questi opportunisti di costruttori di bassa lega che approfittano dalla povera gente con la 167 pidocchiosi maledetti a fare degli a affamare quei poveri cristi, che a partire dal primo direttore del dipartimento urbanistica, sempre molto lontano. Io volevo pregare il presidente, che naturalmente della commissione urbanistica, che grosso modo è lui il cuore di questo argomento, insieme a qualche commissione congiunta sociale, perché questo è un fatto sociale. Anzi, che gli hanno fatto passare il Natale, adesso il 28 febbraio avranno lo sfratto al primo e poi altri in conseguenza. Perciò io praticamente farei un consiglio straordinario sul posto e farei vedere a tutta Roma, perché questo è un argomento che non riguarda solamente la 167 dei Tor Vergata, eccetera, riguarda tutti. E bisogna spiegarlo bene anche al futuro sindaco, che chi si avvicina alle 167 deve essere più corretto dei corretti. E perciò dobbiamo a più presto fare questa sera votare questa mozione per cercare di dare l'input al comune, al prefetto, che prenda per mano, visto che viene da un mondo in cui per lui è primo punto all'ordine del giorno è la legalità, di quella più che naturalmente non è che è solamente Tronca che rappresentiamo tutto il mondo politico, rappresenta la legalità. Poi le mele marce sono dappertutto, però rimane il fatto che noi dobbiamo fare al più presto un consiglio sul posto, dobbiamo fare una commissione congiunta col sociale, con i lavori pubblici, con più persone che dicono la sua, e prepariamo un documento e lo andiamo a presentare sul posto. Poi venisse il direttore a dire che non si può uscire o non si può andare, eccetera, eccetera, perché veramente sarebbe da farlo riprendere dal commissario. Grazie Presidente. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, ci vuole coraggio a portare questa cosa, diciamo, in consiglio, e giustamente io ringrazio il Presidente Poli, perché sembra una banalità, ma è un problema questo che guardando le fasce di ognuno di voi capisco che non ne siete a conoscenza, ed è un problema gravissimo, perché io un po' ne mastico, perché ci sono passato col discorso delle cooperative, quindi provengo da una truffa di
consorsi che hanno truffato per aver comprato gente che ha comprato una casa. Per cui ho conosciuto questo mondo. Rimango meravigliato del fatto che ancora oggi questa cosa non si sia risolta, perché pensavo, e quindi chiedo scusa pubblicamente a queste famiglie, perché pensavo che avessero in mano tutti gli strumenti per poter far valere i propri diritti. E invece apprendo adesso dalla relazione del Presidente Poli che la situazione invece è stata l'opposto, cioè è stato diciamo esattamente il contrario, perché non stiamo parlando ovviamente di chi non ha pagato dei canoni, non stiamo parlando di chi comunque non ha adempiuto a delle scadenze, stiamo parlando, spero che questo sia il concetto, perché poi non abbiamo letto le carte e quindi ovviamente la sentenza che è arrivata da parte del giudice che gli ha dato torto a queste famiglie sarà sicuramente motivata, ma per le conoscenze che abbiamo stiamo parlando di famiglie, di persone che hanno comprato una casa e hanno pagato il prezzo di massima cessione. Che cos'è il prezzo di massima cessione? Il prezzo di massima cessione è quell'importo che viene stabilito dall'amministrazione comunale in virtù di una convenzione e in virtù di un'edilizia che viene costruita tramite uno strumento urbanistico che è una legge, che in questo caso la 167 del 62, ok? Dove all'interno di questo prezzo si forma tramite anche un apporto economico da parte degli enti, in questo caso la Regione Lazio, e in parte tramite l'amministrazione comunale che mette a disposizione le superfici, i terreni. Quindi, perché si fa un prezzo di massima cessione che è calmierato? Perché l'impresa, la cooperativa, non deve comprare il terreno, o perlomeno paga a prezzi modici, e quindi con il contributo della Regione tu riesci a tenere intorno ai 2.000, 2.200, 2.100 euro metro quadro l'acquisto di una casa, parliamo di 10-15 anni fa. Il fatto che è successo è quindi che questa gente ha pagato i 2.000, 2.200 al metro quadro, ma come succede su tutta Roma, sui piani di zona, come succedeva, diciamo così, c'erano le cosiddette migliorie. Le cosiddette migliorie che comunque venivano quantificate in 20, in 30, in 40 mila euro a seconda e che non venivano fatturate, quindi non venivano messe nel prezzo di massima cessione, erano a parte, era una, diciamo, un metodo per poter avere un ulteriore guadagno in virtù di un intervento edificatorio. Ora, la sentenza che prima Poli ricordava è talmente vera che la legge 167 prevedeva un periodo in cui il socio rimaneva tale per almeno 5 anni o addirittura per 8 anni, a seconda dei casi. Significava che tu rimanevi in locazione per quel tempo, dopodiché potevi vendere la tua proprietà, cioè la tua casa, questo per non permettere di fare speculazione, in quanto avendo comprato a un prezzo calmierato, no? Tu non fai speculazione, lo fai per prima casa. Quindi, che succede? Che la sentenza della Corte di Cassazione mette in evidenza che io, che ho comprato casa 15 anni fa a Tor Vergata, me la stavo vendendo adesso, ok? E invece con questa sentenza della Corte di Cassazione, io mi hanno bloccato, non è vero, sto facendo un'ipotesi, cioè sto facendo un esempio, mi bloccano il rogito perché io la sto vendendo al prezzo più alto di quanto l'ho pagata, ma sono passati pure i 5-8 anni che la legge mi permetteva, cioè mi bloccava, quindi io starei sul libero mercato dietro una lettera, una richiesta fatta al Comune di Roma che ti liberava per poter vendere la proprietà dopo che tu hai rispettato tutte le tempistiche e tutti i criteri. E solo io, che comunque in questo settore bene o male ci continua a stare, ovviamente portare a termine quello che fu il problema di tanta gente truffata,
una decina, 10, 11 mi sono venuti a mia conoscenza, cioè l'ho sentito io, che stanno dal notaio e non possono recitare, o possono recitare al prezzo di massima cessione. Esempio, prezzo di massima cessione 150.000 euro, io la vendo a 200.000, no, la devo vendere a 150.000 euro. Chiaro? Quindi una cosa che ha complicato maggiormente tutto questo settore. Poi c'è la dichiarazione, che ovviamente, perché l'amministrazione regionale se ne lava le mani da questo punto di vista, il Comune di Roma doveva subentrare, doveva intervenire, ultimamente sembra che cedendo il diritto di superficie che l'amministrazione ovviamente in questo strumento urbanistico si tiene, cedendo il diritto di superficie in millesimi a seconda delle case, ti libera e quindi tu diventi proprietario e bypassi il problema della Corte di Cassazione. Questo è per il futuro, ma non per queste 12, 10, 8 famiglie che si trovano ancora sottoposte a questa situazione paradossale. Ora, io non mi sento ovviamente di dargli conto, però Presidente Poli, Presidente del Consiglio, se dobbiamo votare questa cosa si vota, però sarebbe il caso di avere qualche notizia anche da parte loro in una commissione, anche se immagino possa essere tardivo, perché poraccia sta gente, so, diverso tempo che subisce questa angheria, però io dico, ecco, faccio mia colpa, pensavo che anche andando a sentenza avessero sicuramente avuto ragione, perché non può essere diversamente, ma apprendo in questo momento che anche la legge non è uguale per tutti, cioè veramente rimango meravigliato, rimango insomma sconcertato da questa situazione, anche perché basito, anche perché voglio dire hanno pagato quello che era da convenzione, chiaro? Quindi io penso che bisogna intervenire, anche come diceva... Consigliere Giuliano, c'ha un minuto. Finito. Però ecco, questo momento, al di là delle sfumature e delle emozioni, insomma, questo penso che è un problema che ci può ritornare. Come diceva anche il collega Stelitano, noi ce l'abbiamo in qualche parte dove ci sono i piani di zona, ma su Roma è piena di piani di zona, quindi è un problema che comunque sta in piedi, comunque ha bloccato proprietà e vendite, quindi acquisti e vendite in tal senso, perché bisogna comunque dare poi una risposta in questo momento, ma rimane in piedi la sventura di queste famiglie, che io poi una la conosco personalmente, che comunque non si capacita, e se non abbiamo altri elementi non possiamo forse aiutarli neanche moralmente, perché se non capiamo che loro hanno pagato tutto quello che era previsto, io non posso capire come possono ancora rimanere in questa situazione. Quindi chiedo di avere ulteriori passaggi, incontri, congiunte, non congiunte, singole, cioè cerchiamo di capire. Grazie Presidente per il tempo. Grazie Consigliere Giuliano. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Il mio è un intervento da non componente della Commissione Urbanistica e da persona che non è molto addentrata, quindi anzi pochissimo in materia. E da quelle poche informazioni che ho in merito, se non ho capito male, queste persone, a fronte di un pagamento pattuito che hanno completamente espletato, sono viste recapitare dalla cooperativa un prezzo aggiuntivo per le migliorie. L'anomalia è questa, che innanzitutto l'ordinamento giuridico, le sentenze hanno dato torto a queste persone, addirittura adducendo il fatto che ci fosse una differenza tra il fatto che il costruttore fosse una cooperativa piuttosto che una società, e questo sinceramente mi fa sbiancare, altro che basito, cioè, perché questa differenza non lo capisco. O non lo voglio capire. Però la cosa ancora più importante, e che vorrei capire, e la pongo come domanda per gli altri consiglieri che sono in commissione, è: ma il Comune quindi tende una mano, ma questa mano non è gratuita, cioè comunque pretende dei soldi ulteriori da questa, per salvarle da questa situazione come estrema razza. Quindi diciamo è una notizia positiva, ma non così positiva, insomma.
quindi potessi venderla se stai a posto, ma loro non hanno il rocico, perché la cooperativa, finché gli danno quei 30-40 mila quello che è, non gli fa il rocico, non gli fa il rocico. Ecco, allora vedi appunto che c'è qualcosa ancora di poco chiaro. Io chiederei al Presidente della Commissione se non è il caso di approfondire questa cosa prima di votare un atto, perché sicuramente ci sono degli elementi oscuri. Grazie. Però intanto andiamo avanti. Coglia. E altri interventi, consigliere Ciancio, prego. No, consigliere Ciancio, prego. Velocemente. Grazie Presidente, grazie consiglieri, naturalmente appartenendo ho visto subito la gravità e l'importanza di essere rapidi in questa scelta di approvare la mozione, certo si discuterà, aver chiesto delle migliorie comunque è un illecito in itinere e quindi stipulare l'atto diventa importantissimo per chi ha pagato i soldi, c'è un preliminare ma non ha il rogito. Quindi a difesa di questi cittadini è importante agire velocemente e cercare di trovare una soluzione. Di per sé già l'hanno spuntata con la sentenza, se non sbaglio, Presidente, per cui con la seconda, l'ultima sentenza. No, la sentenza si riferisce a quelli che sono già proprietari e che intendono realizzare il proprio. Quindi siamo. E quindi siamo in una situazione in cui dobbiamo intervenire. E quindi dobbiamo approvare e spingere il prefetto ad agire in questa direzione. Grazie Presidente. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Non capisco sta cosa però. Ha 12 voti a favore, quindi l'atto è approvato. Consiglio è chiuso, grazie.